Domenica 30 maggio. Giovanni 15, 24, 27. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, il Signore Gesù disse ai Suoi discepoli: «Se non avessi compiuto in mezzo a loro opere che nessun altro ha mai compiuto, non avrebbero alcun peccato. Ora invece hanno visto e hanno odiato me e il Padre mio, ma questo perché si compisse la parola che sta scritta nella loro legge: mi hanno odiato senza ragione. Quando verrà il Paraclito che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me. E anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio». La festa della Trinità che oggi celebriamo ci riporta a un primo sguardo a un mistero che pare irraggiungibile, insondabile per la sua vastità e la sua grandezza. È il mistero del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo uniti da una relazione eterna d'amore, da una comunione che ci coinvolge. E infatti in questo mistero noi siamo immersi. Immersi è il termine che ci riporta al nostro battesimo. Siamo stati battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E questi pochi versetti del Vangelo di Giovanni che abbiamo ascoltato ci narrano la vita stessa di Dio, che è questa dinamica inarrestabile d'amore, che è il dono di un amore che ci raggiunge. E di fronte a questo il gioco della nostra libertà può essere duplice. Alcuni, infatti, ci narra la parola, hanno visto opere mai viste prima, straordinarie, ed hanno opposto un netto rifiuto, arrivando ad odiare senza ragione. Altri invece, coloro che erano stati con Gesù fin dal principio, hanno accolto questa vita, hanno accolto questo amore. E noi? Ma la parola oggi ci consegna una buona notizia. Nello Spirito, che è lo Spirito della verità che procede dal Padre, che nel Figlio ci raggiunge, possiamo continuare questa opera d'amore che il Figlio ci ha manifestato, arrivando a calpestare di nuovo questa nostra terra e annunciando, prima di tutto forse a noi stessi e poi ad ogni uomo, che è il Figlio amato, come l'episodio di Gesù al Giordano, nel quale il Padre si compiace. Noi che siamo stati battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buona domenica e buona festa.